Eccoci tornati in pista, amici appassionati di motociclismo di Nuvolari. Siamo pronti per vedere la gara riservata alla Supersport classe 600 con l'autore della pole, il numero 30, Antonello, Alessandro Antonello con la Kawasaki. Al suo fianco c'è Ivan Goi, numero 77, in sella alla Yamaha, autore del secondo miglior tempo. Terzo tempo per la Honda, guidata da Camillo Mariottini, numero 22. Pilota che ha pagato 8 decimi di ritardo dall'autore della pole, Antonello. Andiamo con il giovane pilota numero 59, Nicolò Canepa, con Kawasaki che va a chiudere così la prima fila. Si passa in seconda fila e si riapre con un'altra Kawasaki, quella di Gilles Boccolini, numero 35. Ecco il pilota occhialuto prima della partenza. Si va con Carlacci, numero 44. Ecco il non più giovane pilota della Yamaha. Mentre qui abbiamo il leader del campionato, Simone Sanna, Honda, numero 16. Pilota che a questo punto deve gestire il margine di 19 punti di vantaggio nei confronti di Antonello. E chiudiamo con Aldrovandi, numero 12, in sella alla Honda e tra i giovani più interessanti della classe 600. Tutto è pronto per la gara riservata alla classe Supersport 600. Andiamo a vedere chi è il più veloce. Attenzione al giovane pilota Canepa che va subito a inserirsi nel gruppo di testa. Parte male purtroppo l'autore della pole position, Alessandro Antonello, mentre sono due Kawasaki che si sono portate davanti a tutti, ed è proprio il numero 30 Antonello che riprende così dunque la testa della corsa dopo averlo fatto nella sessione di qualificazione. Il pilota veneto si porta al comando con alle spalle proprio il numero 59 Canepa. Attenzione perché Canepa sta facendo davvero una bella gara, un bel pronti via per lui, ed è subito lì a combattere per le primissime posizioni. Attenzione anche a Ivan Goi, pilota esperto con la Yamaha numero 77, partito con il secondo tempo, mentre davanti a tutti è proprio uno dei giovani più interessanti del vivaio, arrivato proprio dalla classe 600 Supersport. È una battaglia tra le due Kawasaki, con l'inserimento anche di Camillo Mariottini con la Honda numero 22, attualmente al terzo posto, che ha scavalcato così Ivan Goi in quarta posizione. Un campionato avvincente quello che è stato per quanto riguarda la classe 600 centimetri cubi. Ancora Antonello in bagarra con il compagno di marca Nicolò Canepa. Eccoli sfilare ancora una volta sulla linea del traguardo con le due Kawasaki che stanno dettando legge in questo appuntamento della 600 centimetri cubi. Non compare nel gruppo di testa Simone Sanna, leader del campionato, che attualmente è quinto. Eccolo, sta rincorrendo, ma non vuole ovviamente rischiare più di tanto, perché il gruzzoletto di punti, quei 19 punti che gli permettono di guardare dall'alto la classifica, non lo espongono a entrare in bagarre con i primi della classe. Ancora una staccata da brivido, abbiamo visto Nicolò Canepa, adesso immagini dedicate a Ivan Goi, che è tra i giovani più interessanti di questa categoria, mentre vediamo che Antonello sta allungando, un Alessandro Antonello che si trova proprio al secondo posto in questa classifica di campionato. Antonello che deve purtroppo recriminare per una caduta a Misano Adriatico proprio su questa pista, mentre attenzione Mariottini va a guadagnare la seconda posizione scavalcando prima Goi e poi Canepa. E così torniamo a parlare di Antonello che ricordiamo era caduto nel corso dell'appuntamento di Misano Adriatico quando era nettamente al comando della classifica. Lì ha regalato preziosi e pesanti punti proprio a Sanna, che giunse da vincitore proprio sul circuito di Misano. Ottavo giro, siamo in pratica al giro di boa di questo appuntamento del campionato italiano velocità su pista classe Supersport,
ultima prova, il sesto appuntamento della stagione 2005. Al comando della classifica Alessandro Antonello, che insegue e spera ovviamente di fare il colpaccio nei confronti di Simone Sanna, primo in campionato. Un Simone Sanna che non si è ancora messo in evidenza, ma che ovviamente sta alla finestra ad attendere ovviamente la bandiera a scacchi che chiuda così questo ultimo appuntamento del tricolore. In seconda posizione c'è Camillo Mariottini, che ha guadagnato dunque il secondo posto, scavalcando nuovamente, come del resto aveva fatto anche precedentemente, il numero 59 Nicolò Canepa e il numero 77 Ivan Goi. Alle spalle di Ivan Goi c'è proprio il leader del campionato, Simone Sanna, eccolo con il numero 16 in questo gruppetto, mentre è sempre battaglia tra Goi e Mariottini con il pilota della Honda, che sembra avere un passo in più rispetto al mantovano della Yamaha. Sono 29 dunque i concorrenti che sono scesi in pista in quest'ultima tappa del campionato. Ancora una sbandierata da parte di Canepa, che si infila davanti a Ivan Goi, costretto così a cedere una posizione al più giovane concorrente. Un Alessandro Antonello che davvero deve recriminare per la possibilità di conquistare lo scudetto tricolore in questa stagione. Ricordiamo che Antonello nel 2005 ha vinto il primo appuntamento, quello a Vallelunga, e poi si è ripetuto su quella pista del Mugello. Intanto ancora sorpasso per Ivan Goi, che scavalca prima Mariottini e adesso si è portato proprio alle spalle di Alessandro Antonello. Guardate che battaglia con Sanna, che finalmente si vede lì davanti a gestire il suo vantaggio e a cominciare a sperare nella conquista di questo titolo tricolore. E questo quinto posto attuale di Sanna varrebbe per lui lo stesso il titolo tricolore. Infatti il pilota fiorentino, come possiamo vedere, non forza l'andatura, non vuole entrare in bagarre con gli altri concorrenti per non rischiare di essere magari gettato a terra oppure di perdere così contatto con il gruppo di testa. Alessandro Antonello, eccolo qua con la sua Kawasaki, una bella stagione la sua, con due successi. Sono andati la vittoria al Mugello e a Vallelunga come primo e ultimo appuntamento, e chissà se riuscirà a fare il tris in questo campionato. Torniamo intanto a vedere la staccata con protagonista Ivan Goi, che vuole salire sul gradino d'onore del podio in questo appuntamento della Supersport, classe 600 centimetri cubi, mentre ancora battaglia là dietro con Mariottini, che a questo punto decide di rompere gli indugi. Immagini dedicate all'ex pilota del motomondiale Simone Sanna, ricordiamo le sue prestazioni nel campionato in classe 125, dove ottenne buoni risultati, ma poi nel suo passato agonistico ci fu anche la categoria scooter. E dietro al gruppo di testa si fanno vivi anche Giugovaz, poi Aldrovandi, Carlacci e il giovane Corti, che è primo nel campionato europeo della classe 600 Supersport. Un Corti che oggi è apparso un po' opaco, infatti anche nel turno di qualificazione il pilota comasco non è andato oltre il decimo tempo. Antonello intanto deve gestire il suo vantaggio, è piuttosto consistente, ormai siamo quasi alle battute finali di questo appuntamento e nonostante possa arrivare un successo meritato sulla pista di Misano, per Antonello non ci sarà il titolo italiano. Ultimo giro che inizia per il pilota della Kawasaki numero 30, battaglia ovviamente per la seconda posizione con Camillo Mariottini, salito in cattedra, vuole portare la sua Honda al secondo posto nell'ultimo appuntamento del tricolore. In terza c'è Ivan Goi, mentre in quarta posizione, attenzione dunque a Nicolò Canepa, che sta facendo davvero una bella gara, nonostante questo giovane pilota partecipi al campionato europeo, si è tuffato anche lui nella sfida. Ultimi metri per Antonello,
ancora ginocchio e gomito a terra per il pilota che va a vincere così sulla pista di Misano Adriatico, e il campione italiano è Simone Sanna, che si accontenta del sesto posto che gli vale comunque il titolo tricolore. Sono contento, ringrazio davvero tutti, abbiamo fatto un lavorone quest'inverno, da novembre andiamo a provare, mi hanno portato veramente in Spagna, in tutti i posti, hanno speso tanti soldi, devo ringraziarli davvero perché ci hanno creduto, io ho creduto in loro e alla grande proprio. E la classifica del campionato vede la vittoria di Sanna con 114 punti, in seconda posizione Antonello con 110, al terzo posto Cruciani con 75, Ivan Goy è quarto con 73, Mariottini chiude al quinto posto con 67. E adesso andiamo a sentire i protagonisti. Sono molto felice, oggi avevo un gran ritmo. A parte un errorino in partenza, sono passato quinto, sesto, primo giro, ma in due giri ho rimontato facile, avevo un gran ritmo oggi, grandi gomme, grande moto, un bravissimo mio preparatore, Giorgio Mozzo, siamo andati tutti alla grande veramente. La gara è stata difficile, con Ivan ci siamo superati diverse volte, ma la moto era perfetta, devo ringraziare il team perché la moto a livello di ciclistica era perfetta, sia le gomme Pirelli sia Andreani con VP mi hanno messo veramente una moto che andava bene. Io gli ultimi, diciamo, da metà gara in avanti sono indurite un po' le braccia e un po' faticato, non guidavo più sciolto e perciò anche la moto ha iniziato un po' a scivolare, però alla fine sono riuscito a arrivare secondo, sono contentissimo, la dedico al team e a chi ha creduto in me. La gara è stata combattuta tantissimo, sono contento di questo podio. Me lo sono meritato io, la squadra, la Metzeler, che abbiamo lavorato a più non posso per arrivare a questo risultato che ci serviva per, non per il morale perché tanto era sempre su, però per completare la stagione come prima moto Yamaha.